Praticamente è mio nipote. Oggi mentre tagliava il fieno gli è comparso questo morto, insomma. È stato ritrovato senza vita in un campo di fieno a Policiano Luca Moretti, l'operaio di 26 anni di Rigutino, di cui si erano perse le tracce il 26 maggio scorso. A ritrovare il cadavere un 45enne del posto mentre falciava l'erba, che ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il PM Andrea Claudiani. Subito mi sono reso conto perché era a mezzo all'erba, ho detto, ma sarà un animale morto. Poi dopo invece sono sceso dal trattore e ho visto che praticamente c'era una persona, insomma, ecco. Poi a quel punto lì, come si era parecchio in decomposizione, non si vedeva nemmeno se era uomo, donna, insomma, o che era. E ho chiamato subito il 112. Luca si era allontanato da Rigutino alle 14.30 di quel 26 maggio per incontrare un amico. Con lui aveva fatto un giro in macchina e poi lo aveva riportato a casa nello stesso pomeriggio. Ma del 26enne da quel momento si sono perse le tracce. I genitori preoccupati avevano denunciato la scomparsa. Erano così partite le ricerche a tappeto, inizialmente in Valdichiana e poi in tutta la provincia di Arezzo. Oggi il drammatico ritrovamento. Adesso sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso. Sul corpo in avanzato stato di decomposizione non ci sarebbero evidenti segni di violenza. L'esame autoptico sarà svolto la prossima settimana. Nel tardo pomeriggio sul posto è arrivato in lacrime anche un amico di Luca. Luca era un bravo ragazzo, nel senso lui non dava noia a nessuno, non aveva mai avuto nessun problema. Non mi aspettavo una cosa del genere, ritrovarlo morto in un campo così è veramente straziante. Cosa hai pensato in questo mese di assenza? All'inizio ho pensato che fosse andato via di casa di sua spontanea volontà, però quando dopo ho sentito che abbiamo iniziato le ricerche lungo la Chiana, ho detto, vuol dire che lui non c'è più.